hai detto sei una favola, mi piace il lieto fine. Beh, è arrivato. Sì, beh, è arrivato alla grande, ma aveva i connotati di una favola solo l'ultima partita, perché non bastava solo ciò che avremmo dovuto fare noi contro la Lazio, ma dovevamo aspettare anche un risultato di Empoli-Palermo. Quindi un finale così aveva nell'ultima partita i connotati di una favola, il resto è tutto un grandissimo lavoro fatto da me, dalla società, dal mio staff, dai ragazzi, quindi è una cosa... Io francamente stasera faccio anche fatica a trovare le parole che possano rendere l'idea. Provo solo una profonda gratitudine, non so verso chi o verso cosa, ma penso sia la parola più adeguata. Ringrazio la famiglia Vrenna, il direttore sportivo Orsino, il team manager Caligiuri, chi c'era prima, chi c'era dopo. Ringrazio tutti quelli che hanno lavorato con noi, dai magazzinieri ai fisioterapisti, ai dottori, tutti quelli che hanno partecipato a questo. A Raffaele Vrenna, che mi ha sempre dimostrato la sua serietà e la voglia di credere in me. Dovrà lottare la dirigenza per mantenerti il prossimo anno alla guida del Crotone? Adesso vado a far festa e poi penso al giro in bici che devo fare. Un bel viaggio, ma non sarà paragonabile a quello che abbiamo fatto qua.